non la semplice presentazione di un testo letterario, ma l'occasione per riflettere sull'importante tema della salvaguardia ambientale e del rispetto del creato. Il movimento spirituale Vivere Indicorato ha voluto così onorare la Giornata Mondiale per la Salvaguardia del Creato, presentando dinanzi ad un folto pubblico la seconda enciclica di Papa Francesco Laudato Si, che incentra la sua riflessione proprio sulla tematica ambientale. Ospite dell'iniziativa anche Monsignor Giovan Battista Picchierri, arcivescovo della diocesi di Trani, che ha analizzato il secondo capitolo dell'enciclica Il Vangelo della Creazione. Ecco, il creato appartiene a tutti. E tutti devono sentire il bisogno di riflettere cos'è il creato per noi e come vivere la relazione con il creato da parte di noi, persone intelligenti, persone capaci di intendere, di amare e di ascoltare anche la voce che viene dall'alto. Affido a voi la cura del creato. Il documento di Bergoglio non esaurisce il suo messaggio alla tematica ambientale, ma lo eleva incentrando profonde riflessioni sul rapporto tra natura e uomo. Papa Francesco ha voluto riflettere proprio su questo tema che viene identificato come l'ecologia e parla non del creato staccato da noi, ma delle persone nel contesto del creato. Non sono mancate occasioni per allargare la riflessione ai temi dell'economia e del rapporto tra uomo e progresso, anche grazie agli interventi di Pietro Cervellera, componente della Commissione Laicato della Diocesi di Trani, Mariana Lotito, già presidente della Gioventù Francescana di Corato, e Domenico Paganelli, componente del Movimento Vivere In.